Sì, oggi siamo subito a Star Fox 3 Black Ace. Ok, bene, per il momento rimarranno tutti in attesa. I membri del TLR potrebbero attuare il loro piano in qualsiasi momento. Quando ciò accadrà, risponderemo alla loro offensiva. Per il momento, questa è la cosa migliore da fare. So che è frustrante rimanere in attesa, ma non c'è nient'altro che possiamo fare nella nostra attuale situazione. Dobbiamo stare attenti. Ed inoltre dobbiamo occuparci di un'altra faccenda. Il TLR non è la nostra sola preoccupazione. Cosa? Che significa? Ace, non pensi che siano da maleducati tenere io il segreto? Non credo che fosse un gran problema il fatto che non lo sapessero. L'avrebbero scoperto in un modo o nell'altro. Quando gli adulti sono turbati, i ragazzi sanno che c'è un problema. Che cos'è, Ace? Sì, diccelo, Ace. Dobbiamo sapere tutto ciò che possiamo per svolgere al meglio il nostro dovere. Credo che non possa più nascondere nulla. Beh, il mondo potrebbe essere distrutto. Ecco, l'ho detto, vedete? Niente di che. Dici niente. Il mondo intero. Distrutto! Beh, sapete, non è niente di particolarmente diverso da Andromeda o Lemu, però va bene, ok. Oh, Ace, non essere così catastrofista. Quello è lo scenario peggiore. Recentemente abbiamo acquisito nuovi dati sulla meteora G. In effetti è stato Aaron ad acquisire i dati, sono così fiero di quel ragazzo. Intendo Mr. Boreal? Proprio così, Gio. Aaron è qui alla UASA che ci aiuta non solo facendo ricerche sul rumore, ma anche facendo analisi sul Crimson e su elementi come la meteora G. E con la stessa velocità con cui Wood mangia una torta, Aaron ha fatto una scoperta che definirei epocale. Ha scoperto che la meteora G in realtà non è altro che un gigantesco ammasso di rumore. Cosa? Una meteora composta completamente di rumore? Questo è ciò che ci dicono i dati. Un gigantesco agglomerato di rumore. Se le onde M che viaggiano nello spazio si concentrano in un punto, è possibile che alla fine si crei rumore. Si crei la meteora G. Inoltre viene attratta dal Crimson, che è stato raccolto sulla Terra. La meteora G viene attratta dal Crimson. No! Se la Terra venisse colpita, cosa intende dire con sì? Cosa accadrebbe se la meteora G colpisse il pianeta? Esattamente, questo è lo scenario peggiore. L'impatto della meteora G con la Terra causerebbe la distruzione della stessa, diffondendo un rumore talmente concentrato che cancellerebbe per sempre ogni traccia di tecnologia EM dal nostro pianeta. Di conseguenza la nostra società, che è alla base della tecnologia EM, collasserebbe. Per così tanto abbiamo fatto affidamento sulla tecnologia EM, che temo che gli umani perderanno la speranza e si rivolteranno gli uni contro gli altri, spinti dalla confusione e dalla rabbia. Guardate ragazzi, un'ipotesi più plausibile che io abbia mai sentito, cioè di fine del mondo, eruzioni vulcaniche, no? È questo, è non sapersi più staccare da ciò che usiamo. Vedete? Ve l'avevo detto, era meglio tenervi all'oscuro. Beh, come avete sentito prima dalla dottoressa, il pianeta verrà distrutto nell'ipotesi peggiore, ma la UASA è sicura di riuscire a impedirlo. Ecco il motivo dell'esistenza della UASA, quindi dobbiamo fare tutti del nostro meglio. Certo, penso che per oggi sia meglio concludere qui la riunione. Ah, Ace! Che succede? Scusami, ho avuto qualche problema mentre lo seguivo. Ah, si è fatto male, tranquillo. Sto bene. Mi ha fatto sudare. Dice che non vuole avere a che fare con gente debole. Chi è questo tizio? Chi cosa? Ma non possiamo arrenderci. Dobbiamo convincerlo a stare dalla nostra parte. Chi stanno parlando? Hai fatto del tuo meglio. Ace, chi è l'ultimo di cui parlava prima? Oh, diamine. Si è verificato un incidente alle Corrige. Sono comparsi dei virus al punto dell'infezione. Cosa? Ma non può essere il mondo reale? Oh cielo, come possono dei virus farlo ricomparsi nel mondo reale? Hanno detto ai Corrige, vero? Dobbiamo fare qualcosa. Ok ragazzi, sembra che abbiamo la nostra prima missione. Raggiungiamo i Corrige al più presto e distruggiamo quel virus. Sì signore, Roger. Ok, sta succedendo qualcosa di molto strano se il virus compare nel mondo reale. Fate attenzione. Io direi che si può salvare. Ragazzi, c'è... Sono degli agglomerati di rumore? Bah, ci bloccano la strada! Beh, se si tratta della stessa roba che c'era nell'innaffiatoio, allora occuparci non sarà questo gran problema. Mettiamoci all'opera! Ragazzi, datemi una mano! Ok, con piacere! Ragazzo attento, odio il virus! Perché ragazzo attento, odio il virus? Ok. Getta d'acqua!
Ok, ne ho presi due una volta sola, forse. Yeppa! Aia, mi sono parato. Adesso ti prendo per forza, scommettiamo. Beh. E mi delle tide. Quanto c'è di 56? Ok, ragazzi. Ok, sì. Megalai, li ho sistemati. Anch'io. Continuate così, ragazzi. Oh, almeno posso fare affidamento su un po' di lavoro di squadra. Attacchiamo questo muro allo stesso tempo. Lo distruggiamo facilmente. Bella idea. D'accordo, facciamolo. Perfetto. Bene, muoviamoci. Ancora? Ci sono anche dei virus. Ragazzi, forza. Ma che simpaticissimi amici che ho qui con me. Soprattutto questo. No! Mortacci sua. Mi stanno tirando addosso un po' di cose. No, cavolo, non ho visto. Vieni fuori, vieni fuori, vieni fuori. Perfetto. Nemico eliminato. 450, sempre 450 zeni, sono fissato. Ok. Ancora. Ah, ne è rimasto dell'altro. A volte la vita ti prende a calci mentre sei a terra. Prendiamo a calci. Perché mi fate fare queste cose? Vieni. No, fammi. Uso solo. Vieni su. Perfetto. Ragazzi, nemico eliminato. Ok. Cosa sono questi cosi? Wow, un paio di virus ci sono. Ci trovo in vista del mio dibattito elettorale di domani. Che problema avete? Prez, non penso che sia saggio parlare con i virus. Stai zitto, lo so già. Ma cos'altro potremmo fare? Non preoccuparti, verrà una certa persona. Lo fa sempre. Lui verrà. Mega Man verrà. Prez! Vedi? È venuto. Mega Man è venuto davvero! Mega Man! Prez! E invece no, è buio. Eh? Quella voce! Bood? State tutti bene? Anche Jay e Sonia? Cosa diavolo sta succedendo qui? Ti spiegheremo dopo. Dobbiamo prima occuparci di questi virus. Diamoci da fare! Onda lotta! In onda! Ok! Ok! Sì, devo fare per forza così. Non penso di avere qualche altra possibilità, ma... Nope! Non posso prenderti! Ma preso io! Come oggi? Pensiamo che trapassassi una cosa di loro. Ok! Ma di bene meglio! Okay.
Ah, posso ucciderlo così, perfetto. Ok, nemico eliminato. Forza, chi si vuole far sotto? Hanno questi... Ma perché? Perché? Che vi ho fatto di male? Ah! Cosa faccio? Ah! No! Guardate! Mi intrappolano! Tu non pensare neanche a fare quell'attacco. No! Non riesco a perforare. Dai! No, pensavo di fare il controllo. Ok, è immortale quando c'è il vincito. Moneca, cosa ti ridi, moneca? Muori! Oh, lì! E nemico eliminato! 300 zeni! Ne ho fatti fuori il 3, mi date solo 300 zeni, davvero! Ok! Comando della poliziosa Tella! Che diamine è? Beh, siamo stati scelti da Ace per lottare insieme alla poliziosa Tella! Lottare contro il... Dialer? Posso capire Jason, ma anche tu, Bud? Te l'ho detto prima, Zack! Non sono più lo stesso Bud di un tempo! Scusa Prez, non volevamo saltare il tuo allenamento di dibattito. Sappiamo che domani è un giorno molto importante per te. Idioti! Perché idioti? Voglio dire, andiamo! Pensate che non capisca che è il vostro lavoro più importante? Beh, immagino che non ci sia paragone tra una lezione scolastica e salvare il mondo. Esattamente. Scusatemi per non avervelo detto prima. Io... Fai silenzio, Bud! Esagerato. Mi dispiace, Prez, perdonami. No, non lo capisci, vero? Non devi scusarti, eh? Non sono arrabbiata. Bud, hai deciso di lavorare con la poliziosa Tella da solo, giusto? Sì. Allora cerca di impegnarti per essere il miglior agente che puoi. Sei il miglior membro del team che puoi. Prez! E ciò che significa fare il meglio anche come membro dei Lunaver Press. Mi aspetto che tu sia un membro attivo di entrambi i team. Non tollero mancanze da parte tua, niente scuse. Prez, conta su di me. Ush, Luna per Prez, per sempre. Santo cielo. E tu, Gio? Naturalmente, puoi contare su di me. Bene. Sonia, posso contare su di te per tenere d'occhio questi due? Hanno sempre la testa tra le nuvole. Non faranno un passo senza che io lo sappia. Bip. What? Chiamata. È la poliziosa Tella! Comunicazione diretta a tutti i comando che sono in servizio. Ci è stato confermato la presenza di multivirus negli studio WBG. Convergere immediatamente sul posto. Abbiamo requisito la linea onda che va da Aloala agli studio WBG. Sfortunatamente questa è la sola linea onda a cui possiamo accedere. Il rumore ha reso tutte le altre inutilizzabili. Raggiungete Aloala via onda astrale, prendete da lì la linea onda. Fate attenzione! Passo e chiudo. Ragazzi, torneremo. Ritornate sani e salvi. Rimarrò qui ad accertarmi che l'allenamento di Luna vada per il meglio. Vi conviene ritornare tutti interi. Fate qualche stupidaggine e ve la dovrete vedere con me. Ricevuto. D'accordo, la nostra prima fermata è in onda strana. Ok ragazzi, ma andiamo avanti al prossimo episodio. Quindi se il video è piaciuto lasciate un commento, mettetevi a iscrivervi e ci vediamo nel prossimo video. Bene ragazzi. Ragazzi, possiamo andare bene? Dopo ti... Tanto c'è uno di più l'Ender perché... Oh no! Oh cazzo! Te l'ho detto! Hai caduto! Che miei! No, sei matto! E ti ho detto via, di romperlo! Via, che è pericoloso! È pericoloso! Tu no, ti faccio dai punti! È pericoloso sto coso! È molto pericoloso quel coso! Potresti farti un Ender cesso? Oh, non c'è l'ossidiana!